La cerimonia di consegna del diploma di laurea per la sessione estiva 2018-2019 ha inizio. Vi presentiamo la commissione di laurea composta dai vincitori del premio alla didattica 2018, i professori Shaul Bassi, Patrizia Canton, Luca Corazzini, Barbara Daroit, Gianluca Ligi, Tommaso Maria Lucchelli, Anna Marenzi, Marcello Pelillo, Rossano Piazza. Dalla prorettrice alla didattica, professoressa Luisa Bienati. E dalla prorettrice vicaria, professoressa Tiziana Lippiello. Salutiamo il rettore dell'Università Ca' Foscari Venezia, professor Michele Bugliesi. Benvenuti, buon pomeriggio e benvenuti a tutti. Signor Sindaco, piacere di averla qui con noi. Saluto le autorità, e le famiglie, tutti voi che siete convenuti qua, ma noi siamo qui per un motivo, anzi per 1048 motivi, sono tutti i ragazzi che sono qui, le ragazze e i ragazzi che sono qui con noi. È la vostra festa e la celebriamo in un posto meraviglioso, la piazza indubbiamente più bella del mondo. Questa è la mia 15ª volta su questo palco e ogni volta c'è la stessa emozione, lo stesso orgoglio. È un'occasione veramente splendida questa per celebrare la fine, il coronamento di una parte di un percorso universitario importante. Ed è un orgoglio, oltre che una grande emozione, vedere questa moltitudine di ragazze e di ragazzi che sono qui per ricevere il diploma, per salire sul palco e concludere questo percorso di studio. È un orgoglio vedervi qua, è un orgoglio pensare ai vostri occhi che brillano. Io li vedo quando vi consegno il diploma e vedo il sogno che si realizza, i vostri sorrisi, vedo quanto siete felici per aver realizzato quello che volevate fino qui e per le prospettive che questi anni vi aprono. E vedo gli occhi, anzi se non li vedo, li vedo in modo, li percepisco e so che brillano gli occhi dei vostri genitori, delle vostre famiglie, perché le vostre famiglie vi hanno accompagnato fino a qui e in questo momento sono con voi a coronare un sogno. Vi voglio leggere un breve passaggio di una lettera che è stata scritta 2 anni fa. L'ho ricevuta da Bergamo. È molto breve. Buonasera signor Rettore, mi permetto di scriverle, sono la mamma di una ragazza che frequenta la sua e la nostra Ca' Foscari, desidero ringraziarla, mia figlia è entusiasta della sua scelta del corso di laurea e io sento il bisogno di ringraziare lei e i suoi docenti perché avete regalato a una 19enne un'opportunità di studio non usuale, straordinaria. Questo succedeva 2 anni fa, nel 2017. 2 giorni fa questa stessa signora mi ha scritto per dirmi che oggi Giulia, sua figlia, è qui con noi, si laurea, è rientrata dopo aver passato l'ultimo anno in Finlandia, si appresta a ricevere il diploma per continuare i suoi studi. Ecco, sono queste storie, sono tante storie come queste, ed è la presenza vostra, dei vostri genitori qui, che ci riempie di orgoglio. Riempie di orgoglio noi che lavoriamo all'università e per l'università, e ci dà il senso dell'importanza del lavoro che facciamo. Ci ricorda, non è necessario, ma ce lo ricorda con forza, quanto è grande la responsabilità che abbiamo verso tutti voi, le vostre famiglie.
E in ultimo la comunità sociale a cui rispondiamo, perché siamo un istituto pubblico e per la quale di fatto esistiamo. Siete voi l'università e noi siamo qua esclusivamente per servire voi. La vostra crescita, sia professionale sia personale, è la nostra ragione d'essere, la prima ragione d'essere dell'università. E siamo orgogliosi, lo sono io a nome di tutta la comunità universitaria, a nome della Commissione, per quanto percepiamo di essere stati in grado di contribuire a rendervi più maturi, più competenti, dei cittadini che sono consapevoli, dei professionisti preparati e degli studenti curiosi e appassionati. Questi anni vi consegnano un regalo prezioso, un bene prezioso. Vi consegnano le esperienze che avete vissuto, la ricchezza di quelle esperienze, le più diverse con i vostri ragazzi, con i vostri compagni di studio, con i docenti, nelle esperienze di stage, nelle esperienze dei tirocini in Italia e all'estero, che noi cerchiamo di offrire in misura sempre crescente. E vi consegnano anche, non è meno importante, la consapevolezza di quanto avete imparato, delle conoscenze che avete acquisito e delle conoscenze che ancora vi mancano, perché evidentemente non avete ancora un percorso da svolgere, sarà un percorso che vi accompagnerà per la vita. Le conoscenze che avete acquisito e le conoscenze che vi mancano. Ecco, fate tesoro di quelle che avete acquisito e continuate a cercare quelle che vi mancano, con la stessa curiosità che vi ha guidato in questi anni. E fate valere quello che avete imparato. Mantenete quel senso critico che speriamo e sappiamo di avervi trasmesso, perché è quel senso che vi permetterà di gestire il vostro futuro, la complessità del futuro, di comprenderlo, non necessariamente di cambiare il mondo, ma certamente di saperlo interpretare e di saperlo interpretare con competenza, esprimendo opinioni fondate, basate su conoscenze dei fatti, dei meccanismi che regolano i fatti. E questo è importante. E siate consapevoli di quanto è importante, siete persone competenti ed è questo il bene più prezioso che avete acquisito in questi anni. Fatelo valere. Avete studiato in una delle migliori università d'Italia, Ca' Foscari è una delle migliori università d'Italia, abbiamo compiuto 150 anni lo scorso anno, lungo una storia che è prestigiosa e che ha un presente che è altrettanto prestigioso. Siamo un'università sempre più internazionale, siamo all'altezza dei migliori atenei europei. Siamo un'università che cerca e riesce ad essere sempre più inclusiva, aperta ai migliori studenti, agli studenti più motivati, ai docenti più bravi, in grado di trasferirvi le loro esperienze, la loro competenza e la loro passione per la materia per le materie che studiano e su cui svolgono ricerca. Siamo sempre alla ricerca di creare per voi programmi di studio che vi assicurino il miglior futuro e che vi appassionino e stimolino in voi la curiosità che è il sale della nostra vita di ricercatori e della vostra di futuri cittadini e di professionisti. E siamo sempre più una grande università, non ce lo diciamo, ce lo dicono gli indicatori italiani e non. E siamo una grande università per la qualità delle persone che lavorano per noi e con noi, per la qualità dei laureati, degli studenti che scelgono Ca' Foscari, e dei laureati di Ca' Foscari. Siamo una grande università per merito vostro, che avete concluso il vostro periodo, che diventate in questo momento o tra poco nostri alunni e che avrete sempre qui una casa. Avete concluso un percorso di studi, vi apprestate a fare delle scelte, ma Ca' Foscari sarà sempre la vostra università. E lo sarà indipendentemente da quello che sceglierete di fare. Noi sappiamo che molti di voi continueranno a studiare, molti altri cercheranno un lavoro e lo troveranno, perché la nostra università vi ha formati e vi ha preparati bene per il lavoro. Molti di voi sceglieranno Ca' Foscari, molti altri sceglieranno altre università. Io spero che in tanti sceglierete Ca' Foscari perché siete stati soddisfatti dei vostri anni qui, perché noi siamo stati all'altezza di quello che vi aspettavate dai vostri anni e quindi ritroverete motivazione e voglia di passare ancora anni con noi e di sfruttare tutte le opportunità che continueremo a darvi nei nostri percorsi magistrali. Ma, come dico sempre, sarete, come vi ho detto, siete sempre i nostri studenti e a noi spetta il compito
di avervi accompagnato fino qui e di augurarvi il meglio, qualunque sia la vostra scelta, nel lavoro, negli studi, in Italia o all'estero. Io sono certo che quale che sia quella scelta e quale che sia il destino che sceglierete per voi stessi, Ca' Foscari e Venezia staranno nel vostro cuore e avrete sempre un ricordo di questi anni in questa città e con la nostra università, e lo restituirete e lo diffonderete nelle realtà in cui andrete ad operare. Questo quindi è un arrivederci, e un grande in bocca al lupo a tutti voi. Noi siamo orgogliosi di quello che abbiamo contribuito a fare per voi, siamo orgogliosi di voi, lo sono le vostre famiglie, sappiatelo, lo sapete, ve lo ripeto se non ve lo dicono abbastanza, ma certamente ve lo dicono, se non con le parole, con gli occhi e con i gesti. Hanno fatto un grande investimento per farvi studiare, per aprirvi le porte a un futuro che vi auguro il migliore possibile, e adesso capiscono che hanno fatto, lo sapevano, ma ne vedono il risultato, l'investimento migliore. È un arrivederci, è un grande in bocca al lupo, avete fatto un passaggio, il meglio deve ancora venire. Grazie, adesso è un piacere avere con noi il sindaco della città di Venezia, Luigi Brugnaro. Normalmente io parlo a braccio, però credo che il momento sia così solenne, per non perdermi dei passaggi che ritenevo importanti, è raro ma leggo. Care ragazze e cari ragazzi, congratulazioni, complimenti, perché questo momento rimarrà indelebile nella memoria dei vostri giorni. Qui, in quella che orgogliosamente possiamo definire la piazza più bella del mondo, oggi è il momento della gioia, un'occasione da dedicare ai festeggiamenti per il vostro insindacabile impegno che vi ha condotto a essere qui, fieri e orgogliosi, accompagnati da chi più vi vuole bene e vi ha sostenuto in questo percorso. Ci sono i vostri genitori che vi hanno cresciuto, insegnato a muovere i primi passi in questo mondo, incoraggiato a superare le difficoltà e asciugato le lacrime facendovi sentire la loro presenza, il loro supporto, che condividono con voi la gioia di riconoscervi donne e uomini cresciuti e consapevoli che da domani sanno che inizia un nuovo capitolo della vita, sia che studiate, sia che cominciate a lavorare. Ci sono i vostri amici, compagni, con cui avete condiviso le tante ore di studio, le notti insonni, le preoccupazioni per ogni singolo esame e la felicità dell'averlo superato. Ci sono i vostri professori che oggi, attraverso il vostro successo, vedono il risultato del loro insegnamento. Poi negli anni si è andata affermando una tradizione secondo la quale qualcuno, meglio se con più di qualche primavera alle spalle, venisse chiamato a salire sul palco per tenere un discorso nel quale dare consigli a tanti giovani brillanti e pieni di energie che hanno davanti a loro gli anni migliori. Ecco, quest'anno sono io a mantenere viva questa tradizione. Il mio discorso però non sarà un vademecum su come affrontare la vita, o peggio ancora una lunga sequela di consigli, ovviamente non richiesti, dei quali non sapete più che farvene. No, non sarei io se vi suggerissi regole ferree all'interno delle quali muovervi per costruire il vostro futuro. Quelle regole non esistono e l'ho imparato sulla mia pelle, prima come imprenditore e ora come sindaco. Quello che spero vi arrivi dalle mie parole è un invito a essere meticolosi, umili, curiosi, originali, ma soprattutto coraggiosi. Cercate di non pianificare con ossessione i dettagli della vostra vita, perché potreste restare delusi nel vedere che gli imprevisti della quotidianità fanno virare velocemente le cose. Siate invece abili nel costruirvi un obiettivo, perché così saprete dove vorrete arrivare. Magari avere un obiettivo a lungo termine vi farà passare per visionari
o addirittura folli, ma credetemi, il tempo vi darà ragione. Ci sarà sempre qualcuno che vorrà rallentarvi, per invidia o semplicemente perché non riuscirà a stare al vostro passo. Non fermatevi. Allontanate da voi la routine e la mediocrità di chi ragiona sul qui e ora e magari preferisce vivere secondo i canoni della decrescita felice, al posto che rimboccarsi le maniche e contribuire a rilanciare un sistema che punti a migliorare le sorti della nostra vita. Toglietevi dalla spirale della passività che tanti ha affascinato e ingannato. Siate tutti eroi attivi della vostra vita, anche se il mondo che si apre sembra disseminato di ostacoli, di impegni, di obblighi. Usate il vostro intelletto e il vostro cuore per allontanare il pessimismo e l'influenza negativa dei tanti rancorosi che vi circondano e che vi circonderanno. Guardate a voi stessi, credete nelle vostre capacità e non perdete un solo minuto a vivere il sogno di qualcun altro, ma trovate la vostra strada e percorretela senza paura di inciampare, perché oggi state dimostrando a voi stessi e a tutti noi di avere le carte in regola per diventare donne e uomini in grado di rendere la nostra città, il nostro paese e il mondo intero un luogo migliore dove trascorrere la vita. Premete l'acceleratore della passione, dell'immaginazione e della creatività. Siate coraggiosi e non permettete ad altri di decidere chi dovete essere. Prendete l'iniziativa, lanciate il cuore oltre l'ostacolo. Non abbiate paura di sbagliare, perché nessuna vita è priva di errori. È normale cadere quando hai coraggio nell'affrontare le sfide e quando spingi te stesso a superare i tuoi limiti. Mettetelo in conto, ma gli errori sono l'esperienza che vi permette di capire chi siete veramente. Mettete i vostri fallimenti nel curriculum. Nella mia vita da imprenditore ho fatto per decenni selezione di personale e chi mi raccontava i propri fallimenti dimostrava di avere sempre una marcia in più, perché dopo essere caduto aveva trovato la volontà di rialzarsi diventando più forte e determinato. Un'esperienza che sicuramente almeno una volta avrete provato quando un esame non fosse andato bene come vi aspettavate. Si ricominciava da capo, con più disciplina e voglia di dimostrare a voi stessi che quell'ostacolo non era insormontabile. E quanto entusiasmo avete poi festeggiato il risultato positivo. Quella forza, quella voglia, quella felicità che avete dopo aver superato proprio un vostro obiettivo. Come nello sport, può accadere di perdere una partita o di essere sconfitti da un avversario più forte. Questo però deve essere occasione di maggiore impegno e alla fine, se ci si crede veramente, si può arrivare a vincere lo scudetto, magari anche due volte in 3 anni. Cadete, rialzatevi, rischiate. Questa è la linfa vitale del vostro essere giovani. Lo sapete che Thomas Edison fallì ben 2000 volte prima di riuscire a ideare la lampadina e che durante una conferenza stampa alla domanda di un giornalista che gli chiese: «Dica, Mr. Edison, ma come si è sentito a fallire 2000 volte nel fare una lampadina?» Lui gli rispose: «Io non ho fallito 2000 volte, ma ho trovato semplicemente 1999 modi su cui non va fatta una lampadina. Non mi sono scoraggiato perché ogni tentativo sbagliato è un altro passo avanti. Questo è l'atteggiamento vincente. Qualsiasi esperienza è utile nella vita se non la si considera un mero fallimento. Anzi, i fallimenti sono necessari se vuoi avere successo. Tutti gli imprenditori di successo hanno sbagliato più volte. Ciò è normale perché chi tenta di realizzare qualcosa di unico, di innovativo, di mai tentato prima, sta percorrendo una strada nuova e inesplorata. È impossibile conoscere a priori il percorso esatto che porta alla meta. Gli errori sono inevitabili e necessari. Quale epilogo avrebbe avuto la storia di Edison se non avesse dimostrato un simile livello di caparbia, testardaggine e ingegno? Siate inventori del nostro tempo. Siate incorreggibili e ottimisti. Siate resilienti. Quando davanti a voi incontrerete una sfida, ricordatevi che ancorata nel profondo della vostra anima c'è sempre la capacità di imparare, di crescere e di saper risolvere i problemi. Avete studiato e siete cresciuti in una città, qual è Venezia, che ha fatto della resilienza uno dei suoi punti di forza
e giorno dopo giorno ne è esempio tangibile per voi, per il mondo intero, ma soprattutto per chi, come me, ha la fortuna di amministrarla. È frutto di un perfetto equilibrio tra la sua fragilità e l'incredibile forza di superare il corso dei secoli. Sento tutta la responsabilità di tutelarne il decoro e di preservarla per consegnarla a voi, ai vostri figli e alle future generazioni, più bella e più forte di come l'avessi trovata. Per questo vi invito e vi prego oggi a festeggiare e a rendere memorabile questa giornata, ma a farlo nel rispetto della città e dei suoi abitanti. Cari ragazzi, oggi vi è stata conferita la laurea perché siate protagonisti nel mondo e non pavidi gregari in cerca delle soluzioni più comode. Mai come ora il nostro paese sente il bisogno di un coro di giovani che rifiutino le iniquità del passato e il pressapochismo della contemporaneità. La mia generazione troppe volte ha preferito girarsi dall'altra parte rispetto ai problemi che avevano bisogno di trovare una rapida soluzione. Così è accaduto in tema ambientale, così è accaduto in ambito lavorativo, così rischiamo accada nelle istituzioni, vittime di una generale e diffusa disaffezione. Per decenni la terra è stata sfruttata senza che nessuno si rendesse effettivamente conto che così facendo stavamo mettendo a repentaglio la nostra stessa esistenza. È servito che una ragazzina di 16 anni, a nome di un'intera nuova generazione, puntasse i piedi per difendere il proprio futuro. Ma questo non basta. Oggi la scienza ci sta mettendo a disposizione gli strumenti per salvaguardare la terra. Dobbiamo passare dalla protesta all'impegno concreto. E se qualcuno si ostina a non voler capire la deriva verso la quale stiamo andando, allora iniziamo noi a cambiare le cose. Io sono pronto. Venezia è pronta. Ed è questo che voglio, per questo voglio candidare la città a diventare il luogo di studio permanente sull'acqua, sui mari e sugli effetti del cambiamento climatico. Oggi voi siete i veri pionieri, figli di un tempo che vi offre i più ricchi strumenti per vivere la vostra vita, ma che vi ha lasciato in eredità il più pesante debito pubblico e una valanga di problemi da risolvere. Vi faccio solo un esempio. Quando ho assunto le redini del Comune di Venezia, ho trovato un debito consolidato di 800 milioni di euro. La città era a rischio fallimento. Non mi sono arreso perché non potevo concepire che una città con la storia di Venezia potesse finire così miseramente. Oggi questo capitolo ha preso una piega diversa. Molto resta ancora da fare, ma quegli 800 milioni sono diventati 740 in appena 4 anni. Come abbiamo fatto? Con la volontà di efficientare la macchina amministrativa e di interrompere gli sprechi del passato. Ora abbiamo bisogno di voi. Venezia ha bisogno che i giovani laureati restino in città, qui si stabiliscano e costruiscano la loro famiglia. Il mio impegno quotidiano va anche in questa direzione: creare occasioni di lavoro, fare in modo che i nuovi investitori guardino con interesse a Porto Marghera e alle tante aree che negli anni si sono rese disponibili. Lì, la storia ha visto sorgere il più grande polo industriale d'Europa negli anni del boom economico. Era riuscito a dare lavoro a circa 30.000 addetti. Lì si scoprì quel polipropilene che consentì a Natta di vincere il premio Nobel per la chimica. Poi negli anni la poca attenzione nel rispetto dell'ambiente e della sicurezza dei lavoratori, tipica di quegli anni, ci hanno portato alla situazione attuale. Dobbiamo bonificare, risanare, rilanciare le attività industriali, portuali, terziarie e informatiche. Ora dobbiamo guardare al futuro e creare il rinascimento veneziano. E questo sarà possibile anche grazie a voi, che sarete la prossima classe dirigente del Paese e sarete in grado di agire con una preparazione e un'attenzione che non sempre ha caratterizzato le azioni di chi vi ha preceduto. Vogliamo difendere le tradizioni tipiche della nostra città, perché fanno parte di un bagaglio culturale che nessuno riuscirà a portarci via. E soprattutto vogliamo interrompere quel pensiero rancoroso che vorrebbe condannare Venezia a una lenta e inarrestabile agonia. Venezia è viva. Voi ne siete la dimostrazione e col vostro entusiasmo e la vostra energia riusciremo ad alimentare quella caparbietà e quella voglia di non rassegnarsi che hanno reso grande questa città. Girate il mondo. Fate tutte quelle esperienze che vi permetteranno di allargare l'orizzonte delle vostre idee e della vostra preparazione, ma poi tornate
perché Venezia, Mestre e Marghera stanno dimostrando di essere la città del futuro, dove c'è spazio per permettere alle nuove generazioni di crescere, di contribuire a costruire quella Venezia metropolitana capace di vincere le sfide che un mondo sempre più globalizzato pone. Care dottoresse, cari dottori, congratulazioni. Siate lieti, siate liberi, aprite la mente, siate portatori di vita, di valori, di innovazione e di una pacifica ribellione verso chi vorrebbe tarpare le ali al vostro entusiasmo e alla vostra bravura. Venezia sarà sempre dalla vostra parte, per il vostro merito, per il vostro impegno. Grazie, grazie al sindaco per il discorso, grazie perché con questa cerimonia non sarebbe possibile senza la disponibilità e la generosità dell'amministrazione comunale e del sindaco.